Ma Madonna, io non ce la posso fare. Vabbè, ciao a No, tutti, è stato bello, buonanotte. secondo me no. Allora, un'impressione dopo aver giocato la prima sessione ha un lato strategico che secondo me è molto interessante e affascinante, simile a molti board game dungeon crawler che ho giocato. Rispecchia attraverso ciò che va a citare, tipo gli incantesimi, le cose, lo stile JRPG ed è molto affascinante. Al di fuori del combattimento, secondo me, lascia molto in mano al GM, ai giocatori, un po' in stile D&D, quello che avviene, i tiri da fare e le conseguenze che ci sono. Bel gioco, forse non è esattamente la mia fetta di torta, anche se mi affascinano tutte queste cosette da incastrare l'una con l'altra. Io capisco perché piaccia a molti, sfortunatamente io faccio parte dei pochi. Dei pochi. Siamo dei puzzoni. Ah, mi ero dimenticato, dovevo dirlo all'inizio che siamo dei puzzoni maledetti. Ma penso che si sappia, penso che se la gente ci segue perché lo sa. Lo sa. Ma comunque ci sta che ha vinto gli Annie, ce lo capisco, ci Sì, sta cioè. tutto, è un Anzi, ti bel dirò, gioco. mi fa piacere che abbia vinto perché vedo un'evoluzione del sistema, intendo come sistema tutto ciò che comprende D&D, l'universo di D&D in un'altra direzione, magari anche un po' più sensata e coerente, leggermente sensata e coerente, ok. Ah già, giusto, c'è una cosa che non ho fatto essenziale per Filip, che tu c'hai chimerismo, quindi puoi rubare il ventaglio Sì, della rana. infatti, ma l'ho, come dire, l'ho evitato Te lo perché segno sì. subito. Segnamelo, segnamelo subito. Puoi fondamentalmente fare il gracidare. Ok. Te lo Ah, segno quindi sei co immediatamente. orso che gracida. Col ventaglio, te Tanta lo segno subito. roba. Va Secondo me qui bene. tantissima roba. ci siamo un po' impelagati sul fatto che abbiamo scelto tre classi, siamo partiti al livello 30, Ma in abbiamo più realtà, 100 abilità. sta cosa, se ci pensi, non è che abbia allungato di tanto il gioco, perché alla fine No. le strategie erano quelle. Almeno secondo me avete potuto scegliere un po' di robe, perché se no, a partire dal 5 c'era Judas che faceva pozione, hai fatto uno, con uno te la tiri sui piedi oppure ti curi di 5, va bene, mi curo di 5, tocca all'orso, scudo in faccia, puff, e basta. Quindi Sì, almeno diciamo. così qualcosa avete potuto dire. Non è che, cioè, anche perché il combattimento questi sono, eh. Cioè, il gioco Sì, ad è arrivare indifferente. a lì, eh. Cioè. La cosa che mi è mancata, Filippo, è che questo incremento dei poteri suppongo che avesse delle ripercussioni in fiction, tipo il fatto che i miei due pupazzi, il mio golem e il mio sacchiotto, parlano come se fossero parti diverse della mia personalità. E fanno cose diverse, cioè sono cose che ci saremmo arrivati pian piano man mano che acquisivo poteri. Questa cosa di deciderlo tutto subito ora mi ha fatto perdere il viaggio. Sì, detto questo, nella sostanza esattamente cosa cambiava? Nella sostanza in cui questo è un JRPG che funziona come un'equazione, non cambia niente, Ma però anche nella sostanza, cioè alla fine è una pippa mentale il tuo personaggio, eh? Se ci sì. pensi, non ha veramente delle ripercussioni col mondo attorno a te o con relazioni con gli altri. È solo che Ma ho preso un livello a caso perché è finita la sessione, quindi prendiamo un livello e il mio orsetto è in grado di fare quattro pozioni invece che tre. no, Ok. secondo me diventa solo un pelo più semplice sul calcolo di danni, abilità, eccetera, perché sono cose che magari facciamo dal livello 1 Quello sì, quello effettivamente e sì, quindi te le però sai, non devi guarda che calcolarle non tutte. abbiamo perso così tanto tempo a calcolare i danni, eh? Cioè abbiamo No, usato però. un pochettino con Bimagus solo, però ora che lo si sa, si va abbastanza È liscio. stato come giocare a Dragon Quest se ogni turno durava 20 minuti. No, dai, non trovo Allora, così tanto il turno. come dice Gabriel, sì, ma ci saresti arrivato in 25 sessioni, quindi c'è il Sicuro. lato positivo e negativo delle due cose. Dal lato 25 mio, sessioni con combattimenti tutti uguali, però, eh? sì, Attenzione, eh. allora è vero, ne parleremo anche nel parliamo di. Secondo me, una componente che ci è mancata, ma effettivamente ci sarebbe costata 25 sessioni,
è la crescita graduale e la conoscenza dei personaggi. Perché, per esempio, io non sapevo che avevo 7 bello, se l'avessi avuto solo quello al primo livello, magari me lo sarei ricordato. Però considera che questo qua era un combattimento facile che ho fatto apposta per dire... In teoria, già, dunque, considerando che Fabula Ultima dà per scontato che vanno giocate minimo 20 sessioni, questa qua è tipo, ok, questo qua è il tutorial. Ora tu sai che hai 7 bello, sai come funziona Bimagus, Nicola sa come ottimizzare la difesa e la roba della regina, e Judas ha capito come quanto valgono i punti inventario e quanti ne hai e cosa ci può fare. Questa qua quindi è in teoria la sessione 1 di 20. La prossima volta ci sarà un altro combattimento che non sarà molto diverso da questo, perché io bene o male il template dei mostri, quello è, cioè non è che possono fare chissà quante altre cose. Sì, posso aggiungere tipo un orologio che tipo è va anche tipo chiusa la diga, se no esplode, quindi devo usare il mio turno per farlo, cioè non è che aggiunge chissà che roba. Quindi saranno altre 19 sessioni minimo tipo così. No, dove il primo combattimento è tipo tutorial, quindi ok, ora sapete un po' usare le vostre strategie. Per me è meglio che avere solo l'omino a livello 5, perché a livello 5 non fa quasi niente. Sì, sì, no, capisco le tue ragioni. Poi c'è tutto il discorso della storia, perché tipo voi avete appena iniziato a esplorare questo livello del paziente delle carpe, io ho in mente tutto il mistero, tutta la storia, non avevo ancora neanche visto il boss finale. Sono 20 sessioni. Assolutamente, sulla lunghezza hai pienamente ragione. Dalla nostra parte abbiamo sentito un po' la mancanza della crescita del personaggio. Intanto dice, i mostri hanno dei tratti, vanno giocati. In che senso? Cioè, tipo, le rane avevano il tratto tipo zelote e guardiane. Quindi... Io l'ho visto abbastanza. Dice, i combattimenti non sono solo fight, ma anche interazioni. Sì, però dal momento che la rana ti ha proprio detto, state uccidendo quella roba che era sacra per noi, avete provato a convincerla a parlare e non ci siete riusciti, ti attaccano perché volevano difendere quella roba lì, voi gliele avete date di santa ragione, e sono morte, fine. Cioè... combattimento era così, cioè, nel senso... Allora, secondo me, effettivamente, come l'hai giocato è sensato e il manuale ti guida a giocarlo quella cosa lì. Siccome il gioco lo vedo abbastanza libero, un po' alla D&D, o su quella risma lì, è vero che ci puoi fare anche diverse altre cose, insomma. Lo puoi po' giocare come vuoi. La cosa che io vedo molto... carente è che tu hai tutto questo giocattolo del combattimento, poi però c'è la storia, la parte di storia è proprio, ma che te la racconto io, cioè delivery totale, dove ti faccio fare tiri di dadino a minchia, perché poi cioè solo tirami intuito più intuito, boh, vediamo che succede, però è così. Allora, non è che c'è tante regole, cioè non è tante meccaniche che mi supportano quello, quindi quella parte lì è nettamente scarna, ma proprio da morire. Allora, se hai notato, ho cercato di interagire nella parte fuori dal combattimento, tipo tirando la carpa fuori dall'acqua invece di andare noi, cioè cercando un po' fuori dagli schemi e condizionando. Ma quella è stata la più grossa cazzata della giocata, comunque. Sì, però no, non è vero, avete scoperto cose. Però effettivamente mi è sembrato un po' che la struttura sia simile D&D, cioè tu prepari un sandbox, prepari un'avventura bivi, quello che è, e a seconda di quale strada prendiamo, se sconfiggiamo i nemici, se facciamo questo, otteniamo un diverso racconto della storia. L'agency, come direste voi, all'interno della storia del mondo che hai preparato, cioè mi sembra molto, molto labile effettivamente. Poi sì, una cosa che avrei potuto tipo fare è quando arrivano a metà di vita si arrendono. Però sta cosa tipo il manuale non te la dice.
Ah, ok, perché io per esempio ho cercato di metterla lì dicendo andatevene, vi farete la stessa in teoria, fine. In teoria è questa cosa qua, possiamo retconnare, perché Manuel lo dice, quando voi avete ucciso i nemici potete decidere voi cosa succede a loro. Potrebbe essere che non li abbiamo uccisi realmente. Sì, potrebbe essere semplicemente che li avete storditi e poi ci parlate. Ok. Come quando si va a 0 HP, ci si può semplicemente ritirare invece di morire. A 0 HP sei svenuto, quindi non... quella roba lì l'ho data per scontato sbagliando effettivamente, quindi voi l'avete tipo... è il motivo per il quale magari non si arrendono, perché loro non è che combattono alla morte, combattono allo sfinimento. Quindi voi l'avete tendenzialmente messa KO e poi ci potrete parlare quando poi si risvegliano, magari, effettivamente. Teo aggiunge che magari se avevano il tratto codardo... Esatto. Vabbè, sì, avevano, quelli sono i tratti, ma io gli ho scritti i tratti, loro c'erano Zelota e Guardiano, e Zelota e Guardiano mica si arrende. Mm-hmm. Vabbè, ad ogni modo, certo, e poi anche lì il tratto è comunque una cosa che ho deciso io un po' a priori, cioè nel senso, io come master mi metto nei vostri panni e dico, minchia, vi sto proprio tantissimo raccontando la storia, cioè è proprio come se voi siete nel videogioco e vi sfuccate, sì, esatto, le cose succedono tendenzialmente, solo che nel videogioco c'è un team di game designer pagato per fare anche level designer per fare i combattimenti fighi e i dialoghi fighi, qua ci sono io, cioè che io stiamo comunque ci soffro, cioè per dire, io sto rigiocando Dragon Quest 11 in questo periodo e le cutscene mi fanno soffrire tantissimo, perché figurati, sono scritte pure da professionisti, pensa a me, esatto, cioè, sono le cutscene che faccio io, cioè... no, perché fondamentalmente il gioco si basa sul combattimento a turni da RPG, cioè. Sì, con alcune cose fuori, perché per esempio ti mette l'abilità che puoi usare gli Arcanum fuori dal combattimento e vai un attimo a ispeziare la cosa fuori, però fondamentalmente sì, è la storia, il combattimento, interagisci, perché poi non è male, cioè io conosco dei giocatori a cui ho fatto provare dei giocatori dei giochi PBTA e li trovano poco strategici, poco tattici. No, per me ci perché sta non c'è, perché non c'è proprio quella parte lì, sì. Cioè non c'è la tattica in Apocalypse World. Io mi ricordo un giocatore che mi ha mandato completamente in tilt con Apocalypse World, perché voleva sapere le distanze specifiche tra lui ed ogni singolo avversario e quanto era grande il campo di battaglia e dove erano le palizzate e dove erano... Ma è uguale, è uguale se stessi giocando a D&D quarta edizione senza la mappa. Mm-hmm. Ti dico, ma vabbè, facciamo a span. È uguale, stai sbagliando in entrambi i modi. In D&D quarta devi giocare con la mappa perché la bellezza del gioco è quella. In Apocalypse World no, è proprio il gioco che è impostato in un altro modo. Quindi è così. Sì, assolutamente. No, e ci sta che a uno possa piacere uno o l'altro. Cioè, non è che stiamo qui a dire fabula ultima merda, anche perché ha vinto gli Ennis. Cioè, chi siamo noi? Siamo gli ultimi pezzenti che possono andare a parlare. No, certo. Sì, no, certo. Ma poi, quando tu vincerai un Ennis, quando tu Filippo vincerai un Ennis, potrai parlare. Anche Coda ha vinto l'Oscar, che vabbè. Ma ci sta, ma se io fossi dell'umore per farmi tutti i calcolini, cioè io non al momento non riesco neanche a giocare a Vampire the Masquerade il videogioco, che mi piace, è un gioco che mi piace tantissimo, ma stare lì a farmi la build, a pensare dove mettere i pallini, ma mi fa fumare il cervello, mi fa girare i coglioni. Ma quale? Vampire che the gioco? Masquerade Bloodlines. Ah, Bloodlines, ok. Yeah. Pensavo gli ultimi. No, cosa volevo dire? No, l'unica mia paura lato master è che minchia, i combattimenti non so quanta varietà riesco a tirare fuori dal cappello, Io non lo so, perché non so il lato master cosa puoi io ti dico, dal lato personaggio è un mondo ancora da esplorare, ok? Sarà perché ci hai fatto cominciare dal livello 30, però le combinazioni, le sinergie, le cose che possiamo fare, io ne vedo ancora parecchie. Insomma, io ti dico per la mia parte. Neanch'io, no. Cioè, nel senso,
No, vai, Robert. Cioè che io ho mischiato i livelli con le cose che il mio personaggio poteva fare per ottenere uno questa cosa qua. Preciso. Esatto. Quindi, come anche cioè, non può fare. No, ma anche comunque in questa prima sessione avete esplorato un po' le vostre capacità e avete trovato delle cose, dei turni utili, tipo sì. Il doppio fulmine, il doppio incantesimo. La roba di Judas che fa girare un sacco i punti inventario e Philip che deve posizionarsi bene nel turno per difendere. Cazzo, non è che ci vedo un sacco di altre robe che potete fare, eh? E siete 30, eh? No, allora, quella è una domanda. Io, per esempio, allora, da una parte ti posso dire non ho mai evocato un Arcanum e quella cosa è tutta da scoprire se ha un vantaggio oppure no. D'altra fatti parte, la domanda perché non l'hai evocato. Attimo, perché non conoscevo il gioco. D'altra parte, ti posso dire però, se esiste una build migliore delle altre, effettivamente il gioco perderebbe tantissimo. Cioè, no, non esiste una build migliore altre to cure. Quello che sto dicendo è, voi avete fatto una build interessante, poi però quando la fai partire nel combattimento, non la vedo tutta sta varietà di tatticone che puoi fare. È quello che dico, quando ottimizzi la build, come ha fatto Roberto, che fa quella cosa lì, la fa benissimo, cioè è una rottura di coglioni fare solo quella. Sarà che col mio personaggio ho preso un po' di tutto, però no, in teoria poi magari puoi scegliere quando farlo esattamente, ma sono delle micro cose. E poi ti ripeto, io ho in mano dei mostri che ho costruito con vari template che mi sono preparato per fargli fare cose per rendere il combattimento variegato. Tipo c'ho dei mostri di i mostri li ho fatti così, cioè i mostri che picchiano, i mostri di utility, i minion che sono tanti e deboli e i maghi. Che fa? E tutte queste cose fanno abilità diverse, quindi io poi le posso combinare per farvi un team di mostri da mandarvi contro che dovete risolvere tipo minigame. Non dovrei vederlo, ma non ci vedo tutta sta gran varietà di tattiche, eh? Poi metto il mando avanti, magari sbaglio. Leggi il commento della chat che ne fa. Allora, dice: i combattimenti vanno interpretati con dialoghetti e cose così, sfruttando i punti fabula e ambiente. Non so rispondere a questa cosa perché il dialoghetto è tipo è come noi abbiamo fatto così, cioè quando tipo tu facevi il colpo con sette bello dicevo mi descrivi cos'è che si vede. Sì. Ora il fatto che tu puoi fare il dialoghetto, quella cosa lì è fondamentalmente autorità narrativa di far dire al tuo personaggio qualcosa, non ha assolutamente nessuna rilevanza in fiction, a meno che non dici una cosa che convince il mostro a smetterla, ok, ma però, sinceramente però io non sono neanche in quella... Esatto, ma poi non sono neanche in quella forma mentis lì. Cioè, io sono nella forma mentis che c'è il combattimento, visto che il gioco, la favola ultima ti ripropone i JRPG, io sono in quella forma mentis lì. Cioè il combattimento, stai facendo il combattimento, se dovevi convincerlo dovevi farlo prima, tendenzialmente. A meno che non c'è un orologio apposta, sì, potrei fare l'orologio apposta. Roberto, puoi fare tu, cioè, puoi fare il diavolo che ti pare. Il problema è che non c'è una guida che ti dice come decidere come fare il diavolo. Cioè, a questo punto diventa veramente il gioco è figo se il master è bravo e si torna. Ma anche perché così ti dici, tu dovresti spendere i punti favola per sfruttare l'ambiente. Ma come esattamente? Cioè, tu dici, spendo un punto favola, quindi c'è un parafulmine sul ponte. Io questa cosa meccanicamente come la interpreto? Perché l'incantesimo, quello fa, cioè c'è scritto quella cosa lì, fa quella roba lì l'incantesimo. Dovrei inventarmi io, cioè dovrei premiarti, divento un po' OSR in quello, che ti devi inventare la cosa figa? Sai cosa? Sta diventando sempre peggio per me, eh? Sai cosa mi è venuta? Cioè, pensando a questa cosa che hai detto, ho pensato anche ai tipi di incantesimo. Cioè, se l'incantesimo mi dice fai danno e lo fai di questo tipo, cioè non è che crea tantissima fiction a cui aggrapparsi. Ma soprattutto non mi mette neanche nella forma mentis di sì, pensare sì. A come fare. Tu dici, fai fulmini. Se fai pure un doppio 6 o un doppio 7, quello che è, lo rendi pure confuso. Figo. Te lo posso descrivere come voglio, ma alla fine... Poi lo descrivo... Esatto.
soprattutto quando sei nella scena di conflitto, che è il combattimento. Poi quando sei fuori è freeform con i rituali, te li usi, abbiamo visto, i rituali erano carini, ti inventi tu come fare, senza contare che tipo una classe che non ha rituali è molto più svantaggiata. Fortunatamente voi, tutti voi avete dei rituali, perché anche Nicola c'ha il chimerismo, che lo può usare come rituale. Però quando sei nel combattimento tu hai l'incantesimo, c'è scritto cosa fa, mi mette nella Fora Mentis di fare quella roba lì, non mi mette nella Fora Mentis di dire no, vabbè, e non penso all'effetto, ma mi invento una cosa che fa una roba completamente diversa che non c'è scritta. Onestamente non mi mette nel mood per creare fiction. Se mi dice faccio 20 danni da veleno, tu mi dici sì, ma cosa si vede? La prima cosa che ho pensato io, che sono un innocente, ma te che cazzo te ne frega, faccio 20 punti veleno. Però tipo Teo dice, tu spegni un punto fabula e dici, ah, c'è un parafulmine che porta una bobina che si sovraccata esplode con un orologio da 6 statacche, quando arriva a 6 esplode e fa il 50% di danni a tutti, questo spendendo un punto fabula. Bene, io sui punti fabula, sul inventare le cose nella storia, c'è scritto eventuali conseguenze meccaniche sono a descrizione del master. Allora, ok, cioè, mi sembra di depotenziare i personaggi se tu hai fatto che, oh che culo, c'è proprio una trappola lì che funziona esattamente con le cose che dico io. Cioè, io non sono un gran fan dei punti fabula in generale, o dei punti fato in generale, dei fate point in generale, per questo, perché fondamentalmente diminuiscono il bounce. Cioè, tu usi quello che c'è. Il fatto che tu inserisci una cosa to cure nella storia senza una giustificazione, non sono neanche sicuro che siano fatti per essere usati in questo modo così puzzle, eh? Perché allora a quel punto lì puoi dire, invece di inventarti il casino degli orologi, dici semplicemente, ah, a proposito, c'è una bomba sotto al ponte esattamente dove ci sono loro, uso fuoco, la faccio esplodere. Ho capito, però perché? Cioè, what? Tipo, in Blades in the Dark c'è tutto un sistema che giustifica sta cosa, eh? Tipo, in Blades in the Dark tu puoi fare i flashback. E è tutto un sistema che però è costruito così. Qui, i punti fabula mi sembrano un po' un'aggiunta, non può diventare il fulcro del gioco, anche perché poi quando li hai finiti. Cioè, devi recuperarli, ma ne recuperi uno se sei a zero, uno quando arriva un cattivo, uno quando fai un fallimento critico, quindi doppio uno, mi pare, e più due se ti arrendi quando vai a zero punti vita. Quindi ne hai pochi, eh? Su 20 sessioni devi gestirli pure bene. Non può diventare quello che mi fa la svolta del sistema. Non lo so. È un gioco che faccio... Allora, più che altro, è un gioco che faccio fatica a farmi piacere. Allora, secondo me non è un gioco nelle tue corde, così a occhio. È anche considera che a me piace D&D 4, però, eh? Ah? Considera che a me piace D&D 4, eh? Però questo gioco fa il D&D 4 che ti promette più di quello che promette D&D 4. Cioè, secondo me fa il D&D 4 che fa il D&D 5. Cioè, è il D&D 4, cioè il gioco strategico. Secondo me sarebbe bello come gioco strategico, ok? Però non dovrebbe promettere più di quello che fa. Ma se leggi il manuale, promette quello, eh? Secondo me il gioco ti promette il combattimento alla JRPG. Ma storia anche lì. Storia alla Miyazaki. Però poi, appunto, cioè, nel senso, tutto il fuori ce l'ho in mano io e me lo invento io, te lo butto in faccia. E il combattimento l'ho trovato meno raffinato di D&D 4 da un punto di vista tattico. Mamma mia, aspetta che me lo segno per fare un. Ma è così, ma c'è una roba banalissima. In D&D 4 tu hai anche le due dimensioni dove ti devi posizionare. Qua è un aspetto in meno. Quindi tu, fondamentalmente, la tattica quella è scegliere quando fare una cosa, dove e quando. Che cosa fare, dove e quando. Ma il dove già non ce l'hai. Perché il dove è fondamentalmente, a meno che proprio non sei da tutt'altra parte, siete tutti più o meno lì. In D&D 4 o 13 Age hai la cosa del posizionamento, quindi ti aumenta di un... cioè rende la tattica più raffinata, e il fatto di rendere la tattica più raffinata hai più interazioni. Ovvio che sono interazioni del cazzo tra i giocatori, perché è soltanto tu mettiti lì così ti curo, così poi ti proteggo, che però è più o meno quello che avete fatto voi oggi, eh?
Certo, sì, potevate no. raccontarvela con le vocine, dicendo, oh, grazie orso, sei l'orso migliore che esista, di niente, e bevi tanta Coca-Cola. Cioè, ok, allora, poi è ovvio che noi tutti... Sì. Teo fa una domanda, domanda scema che non vuole essere presuntuosa. Te l'hanno fatto giocare? Che poi, come dici tu, allora se si basa sulla bravura del master, il manuale è scritto male. Te l'hanno fatto giocare? Ah, io dico. Cioè, no, questa è la prima volta che tutti noi lo giocavamo. Esatto. Però sono sicuro, sono convinto che se lo giocassi da player mi smaronerei, perché la cosa che mi spegne completamente l'interesse in un gioco di ruolo è quando mi accorgo che non ho nessun tipo di agency sulla storia. Sì, però allora io il manuale l'ho giochiato all'inizio e poi non ho proseguito perché fortunatamente ci hai facilitato tu. La mia idea è che sia un gioco strategico che può piacere e a quel lato che può piacere o meno, come dici tu, più o meno sviluppato. Io non sono un esperto, quindi non posso dire migliore di peggio di. Sul lato di influenza della storia, veramente, come hai appena descritto tu, lascia poco spazio all'agency dei giocatori, dei personaggi. Sì, voi potevate, tipo in questo, poi è un po' un difetto per me, che hanno tutti i giochi dove fai l'eroe. Perché l'eroe, per definizione, non c'ha agency. Lui è intrappolato nel viaggio dell'eroe. Quindi, io vi ho provato... È un'entità puramente reattiva. Sì, quindi io vi ho messo... Già, voi avete la missione. Che è così, perché voi quando... Cioè, in Fabula Ultima, tu quando crei il gruppo, scegli che tipo di gruppo siete. Voi siete il gruppo che sta andando contro il cattivone per sventare i suoi piani. Scusa un attimo. Poi questi piani... Tanto tutto questo non finirà su di questa... Questa cosa è stata veramente un calvario prima e dopo la giocata. No, sono sudatissimo. Ma allora, perché secondo me voi pretendete troppo? Cioè, il gioco... No, non pretendo troppo, io pretendo cose diverse. Esatto, pretendi qualcosa che piaccia a te. Questo gioco sicuramente non piacerà a te, perché si vede prima... E cioè, per dirti, io che mi sono approcciato con un senso diverso, cioè io cosa mi aspettavo? Uno strategico alla D&D, però buttato sulle tematiche JRPG. Ma no, ma anche io mi aspettavo questo. È che poi quando lo stai facendo e sei lì, ti rendi conto di quanto ti pesa e di quanto non sei più abituato a giocare così e di quanto è meglio il resto. Capisci? Cioè, è ovvio che non sto facendo che tipo vado a vedere un film della Marvel e dico, sì, però il film argentino che ho visto ieri era molto più profondo. È ovvio che non faccio così. Ma infatti non vado a vedere i film della Marvel. Se uno mi ci porta proprio a pedate, mi è successo, sono lì e dico, minchia, ma che merda, ma davvero? Ma non è che dico, ah, mi aspettavo un'altra cosa. No, è esattamente quello che mi aspettavo. Quando poi però sono lì a vederlo, soffro proprio. Però a ognuno il suo, non è bello ciò che è bello ciò che piace, finita lì. Poi, tanto, visto che ci pagano, dobbiamo fare la seconda sessione. Ma si è abbonato Teo, apposta. Apposta. Ad ogni modo, come dicevo prima, ha perfettamente senso che questo gioco piaccia a tanti. Ha veramente tante cose che lo rendono affascinante. Cioè il livello di customizzazione delle skill del personaggio, anche questa cosa dell'effetto JRPG, per cui ogni cosa diventa tragicomica in quella maniera. Non so se quante esperienze abbiate voi di storie JRPG o di manga in cui c'è un certo equilibrio tra cose assolutamente ridicole e cose incredibilmente tragiche. Basti pensare a One Piece, per esempio, a livello di manga molto famoso. A livello di JRPG direi Yakuza Like a Dragon, in cui hai questo protagonista incredibilmente risibile, assolutamente ridicolo e simpaticissimo, che però ha una vita terribile, tragica, piena di risvolti la telenovela, e questa cosa te la dà il gioco, anche nella scelta delle tecniche, nelle domande di ispirazione per il master,
nel modo in cui si sviluppano le trame. Poi c'è da vedere quanto di queste cose è l'effetto delle suggestioni del manuale sul master, che agisce sulla base delle suggestioni senza delle vere e proprie tecniche e procedure, e quanto invece sia veramente parte delle meccaniche di gioco. Questo io non l'ho potuto verificare. Una cosa che chiedo ai nostri amici spettatori è proprio smontarmi e dire dove per forza non ti è piaciuto, hai sbagliato elenco di cose che ho sbagliato, che è una cosa interessante in realtà, che vorrei sì. Sentirmi dire. È una cosa che dicevo anche all'inizio, cioè ci sono stati, c'è stato, aspetta fammi vedere, Fabrizio si chiamava, nostro amico sulla chat di GDR Unplugged, che sto andando a recuperarlo, Federico, ok, Federico Ferretti, che ci diceva che ci diceva dei 30 livelli. Considera che quello per me non è stato assolutamente un problema, anzi è stata una cosa interessante. Allora, se è vero che quello ha causato un problema, ha causato a noi, perché dovevamo un attimo ambientarci con tutte queste opzioni. Però è anche vero che, come dice Filippo, a cominciare a livello iniziale, livello basso, rischi di avere una ripetitività delle cose che fai che potrebbe stufare e rendere un po' asciutta la storia che creiamo. Considera che a livello 5 aveste guadagnato un livello, quindi eravate al 6, non cambia niente a livello 6, e avete già fondamentalmente visto tutto quello che poteva dare il vostro personaggio. Nella prossima sessione ci sarebbe stato un altro combattimento dove facevate le stesse due cose, che era lancio un incantesimo, o no, finito IPM, vabbè lo picchio, vabbè ti faccio lo scudo, vabbè lo picchio. Cioè, è vero, 5 è un po' così. Dopo che hai fatto una sessione, hai visto un po' com'è. Almeno al 30 uno dice, vabbè dai, ho un po' di roba da fare, almeno ci metto 3 sessioni a imparare. Poi era la quarta sessione. Forse Filippo c'è un sense of wonder implementato nel gioco, per il quale tu ti godi la crescita lenta del personaggio, che diventa un po' più forte di sessione in sessione, magari partendo da livello 30, sì, che prende quella cosa però, lì. Tutto molto vero, ma è un po' tipo guardare l'erba crescere. Cioè, nel senso, anche Dungeon World fa sta cosa, ma in Dungeon World ha un pace di narrazione molto più veloce. Cioè, i personaggi mutano molto più velocemente, o anche Fantasy World, i personaggi mutano molto più rapidamente in anche solo una sessione. Quindi non è come guardare l'erba crescere, è come guardarsi una sessione, cioè una puntata di una serie. Se invece il senso wonder di crescita è di vedere il personaggio che cresce coi livelli e ce ne mette 10 per finire una classe, vuol dire che sono tipo 15 sessioni. Sai forse cosa può rendere interessante? Che normalmente, almeno da quello che mi risulta, in Fabula Ultima comunque hai una creazione del mondo simile a Dungeon World, e magari l'esplorare ciò che tu hai seminato attraverso la creazione di personaggi e creazione del mondo collaborativa può essere interessante anche se non hai tante cose da fare. Sì, certo, ovviamente quella cosa lì, se tu sai che stai per giocare 20 sessioni, è ovvio che magari non avrei proposto questo scenario se dovevamo fare 50 sessioni. No, ok, capisco. Dovendone fare 2 o 3, dico, vabbè, facciamo una situazione che è piccola, sì, e che si risolve velocemente, quindi è più facile se partiamo con dei presupposti già forti. No, quello che ovvio, ti chiedo io è di valutare tenendo conto anche di questa cosa. Sì, va bene, però again, quella roba lì non è una cosa che fa Fabula Ultima, è una cosa che fa qualunque gioco fantasy che ha la creazione condivisa da zero, quindi non posso valutarlo per quello. Beh, comunque gli appartiene, anche se non è l'unico che lo ha. No, sì, certo. Però, nel senso, non è neanche quasi un valore aggiunto, è un valore quasi, cioè, intrinseco un po' nel genere di esplorazione dell'ignoto da parte dei giocatori. Sì, sì, no. È una cosa che hanno fondamentalmente quasi tutti quei giochi lì. D&D non lo ha, per esempio. D&D non ha la creazione condivisa del mondo, però tipo... vabbè, non so cosa dirti, cosa dovevo dire. No, sì, ok, è una cosa che... Hai ragione, se voi aveste creato il mondo tutti assieme, magari voi avevate il vostro continente da cui venivate, la regina che è la vostra sorella che è stata rapita,
il culto del demone da cui siete scappati. Cioè, queste cose qua comunque si vedono in un sacco di sessioni, perché la prima sessione tendenzialmente è in un posto solo, piccolino. E quindi anche lì vai a esplorare soltanto un brandello di quello che è il mondo che avete creato tutti assieme. Sì, sì, sì. Ok, cioè questo è un gioco che rende sulla lunghissima distanza e comunque richiede tanta pazienza a tutti. No, poi ci tengo anche a dire, a rispondere a Teo su il combattimento non deve essere per forza il fulcro, ci può essere anche concentrarsi sulla storia. Certo, però Fabula Ultima non ti dà degli strumenti veri per aiutarmi a concentrarmi sulla storia. Diventa sono io che la racconto. Io non faccio PX e avanzo la storia, faccio PX. No, in realtà sì, No. No, quello no. Cioè, tu, Fabula Ultima ti dà varie opzioni per fare punti esperienza per aumentare di livello. Può anche essere, ed è un'opzione valida, passi di livello ogni sessione. Sì, anche se hai fatto zero combattimenti. Fabula Ultima non ti stressa così tanto combattimento PX. Cioè, nell'opzione base sì, però non per forza. E la cosa vera però è che il modo in cui mi concentro sulla storia in Fabula Ultima tendenzialmente è un po' slegato dal resto è slegato dalle meccaniche. La meccanica del tiro per farti decidere cosa succede, così un po' intanto al chilo. C'ho gli orologi, che anche lì, ok, li uso io, ti danno un senso di impellenza, decidi tu dove mettere le risorse di tempo, perché magari ho 4 orologi, non hai il tempo di risolverli tutti, quelli che non sei riuscito a risolvere si avverano. Anche lì non mi sento di valutarlo su una meccanica che è stata presa di peso da un altro gioco e messa lì attaccata con lo scotch. È un po' è così, però, cioè no, i punti fate e poi gli orologi non mi sento di dire wow, perché sono presi e messi lì, punto, manco integrati col resto, Non vorrei essere crudele, però quella parte lì è così. Infatti, stai diventando un po' troppo crudele, io ti fermerò. Teo dice, aspetta che lo sblocco, e io sono tipo assieme, non so se continuo a battere su sto punto perché sono scemo io, l'ho giocato così, se mi mancano dei pezzi, e poi c'è la base Ryutama volendo. Allora, buonanotte a tutti. Non farei rispondere a Filippo, visto che con Ryutama è cosa, ci saluta e le ringraziamo Filippo per averci fatto provare cosa. E no, ma il punto è che noi non sentiamo che le meccaniche ci aiutano a giocare la parte della storia fuori dal combattimento, ed è una sensazione nostra giocando. Vedremo nella prossima sessione se le cose andranno diversamente. Chiaramente noi daremo la nostra impressione sul gioco. Direi che per stasera abbiamo cianciato abbastanza, che ne dite? Io sono stupito che ci siamo trovati in 4 persone, tutti e 4 così pigni in culo riguardo alle stesse cose. Io sono ok, in realtà. Tu sei ok, siete 3 pigni in culo e io vi ascolto. Allora, noi siamo... Okay. No, anch'io sono più moderato sicuramente di Filippo e di Roberto, ok? Però moderato di Filippo. Io sono più moderato. Ok, siamo una gradazione... Però anch'io sento le mancanza di qualcosa che mi aiuti a giocare, una meccanica che mi aiuti a giocare la parte fuori dal combattimento. Infatti ho cercato di prendere tutte quelle meccaniche, quelle meccanichine che andavano anche fuori dal combattimento. Vedremo che ne sarà, però a me sembra che si sia sovrapposto a una struttura di gioco, a un flow di gioco alla D&D. Ok? E questo sicuramente piace, va a cogliere un folto pubblico. E poi abbia aggiunto qualcosa di interessante. Filippo dice attaccato con lo scotch. Non lo so, io stimo abbastanza Emanuele Galletto da vedere comunque un design interessante, ok? Ma poi perché dire attaccate con lo scotch? Non ci sta, secondo me. Se una tecnica funziona ed è efficace... Perché se un designer decide di implementarla bisogna dire che è attaccata con lo scotch. Funziona, è giusta, cosa c'è di male? No. Rispondo un attimo a Teo, visto che cosa l'ultima volta e poi andiamo a salutare.
Allora, hai ragione, ci sono legami, riposi, punti fabula e storia condivisa, ma come scrivi poi magari questo non basta. Ecco, forse è una questione di sensibilità, cioè c'è a chi basta e c'è, cioè, adesso per fare un esempio scemo tra virgolette, a me piace giochi come Witch in cui ce la si racconta e la meccanica è costruisci su ciò che dice l'altro, ok? Ciò che viene detto è vero e si costruisce, che può essere una meccanica sciocca per alcuni, per me è fondamentale e mi aiuta a costruire la storia, ok? Qui, per dirti, le trovo molto fredde e per fare una battuta stupida mi ricordano quando giocavo da ragazzo a HeroQuest e in mezzo ai combattimenti io, mio fratello e mio cugino ci raccontavamo le battute tra il ladro, il guerriero, il nano, l'elfo, eccetera eccetera, che non contavano niente, o se vuoi contavano tantissimo tra di noi ragazzi, però non facevano parte delle meccaniche di gioco. Comunque, io ho avuto ben due, forse tre contenuti, quindi riempio la settimana, ragazzi, perché abbiamo la giocata, un pre parliamo di, che lo pubblico a parte, e penso di mettere anche quello su Legacy, che secondo me è una parte interessante anche stand alone. Per cui, bene. Ringrazio Teo, tutti quelli che sono stati con noi in chat fino a quest'ora tarda. Ringrazio Bob June, ringrazio Nicola che hanno giocato con me e con Filippo, che ringraziamo più di tutti per averci fatto provare Fabula Ultima, che giocheremo a sto punto forse anche la prossima settimana. Vediamo cosa ne diranno i Patreon. Intanto abbiamo un voto di Teo che è diventato subscriber, questa cosa, nonostante tutto. Quindi vuol dire che funziona quello che facciamo. Perché è vero che noi siamo pigni in culo, è vero che siamo puzzoni, però è anche vero che noi vogliamo fare un dialogo costruttivo sui giochi. Quindi prendere i commenti che ci date voi, parlarne oppure commentare noi e aspettare le vostre risposte. Per cui scriveteci, sosteneteci come ha fatto Teo questo mese, se vi piace quello che facciamo e se volete che continuiamo a farlo. Intanto grazie e vi auguro buon proseguimento, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao. Buonanotte. Mandata alla fine live. No, non mandata alla fine live, ho mandato la cazzata, ho mandato...